schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch di un glitch di soldi che era funzionante fino a ieri e ovviamente è uscito un after patch perché il glitch era funzionante fino a ieri, quindi oggi non funzionava e abbiamo questo after patch. Allora, per fare questo glitch c'è bisogno di un amico e voi dovete avere la Vanguard dentro la base operativa e l'auto che volete duplicare. A questo punto ragazzi vi dirigete verso la Vanguard e ovviamente dovete entrare nella Vanguard e dovete creare una situazione un po' strana, una situazione di bug. Adesso andremo a vedere come ragazzi. Allora, in primis premete la freccia destra, fate cerchio e andate in esci dalla base operativa. E in pratica che cosa dovete fare? Dovete schiacciare prima start e poi X immediatamente, quasi subito, quasi contemporaneamente. Ragazzi, vi si creerà questa schermata che state vedendo e non potrete fare più nulla, sarete buggati. A questo punto il vostro amico dovrà entrare nella Vanguard, ragazzi, come avete visto, diciamo. Quando entrerà nella Vanguard insieme a noi, gli si farà una schermata nera. Noi ragazzi in questa posizione non potremo fare nulla. Io ho visto in alcuni video che tante persone chiudono GTA, io invece ho provato così e funziona benissimo. Quindi andate in lettore multimediale quando siete sicuri che il vostro amico è dentro la Vanguard e ha la schermata nera e fate sospendi applicazione ragazzi, dopodiché chiudete il lettore multimediale come sto facendo io. Una volta chiuso il lettore multimediale vi ritroverete in GTA Online, ovviamente vi crasherà la sessione ma il vostro amico rimarrà in quella schermata nera, quindi andrete in un'altra sessione e diciamo attenderete l'invito del vostro amico. Come vi inviterà il vostro amico? Vi inviterà facendo giochiamo insieme dal party, quindi per questo dovete essere in un party voi e il vostro amico. Una volta che avete ricevuto l'invito a giochiamo insieme vi unite alla sessione ragazzi, è abbastanza semplice e per il resto il glitch funziona in linea di massima come funzionava prima, però adesso andremo a vedere come si svolge il glitch in tutta la sua fase, per capirci, no? Quindi ci dirigiamo verso la Vanguard e come vedete il nostro amico è ancora buggato qui all'interno della Vanguard. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premere start online attività, facciamo gioco attività, creare da Rockstar, andiamo in missioni e andiamo in un lavoro da titano. Quando siamo in un lavoro da titano saremo nella sala, premeremo cerchio e rimarremo in questa schermata. A questo punto ragazzi il nostro amico dovrà premere andare comunque nel party e dovrà unirsi a noi tramite party perché è l'unica cosa che potrà fare. Quando gli comparirà la seconda schermata lui accetterà e noi usciremo in maniera tale che il nostro amico si sbuggerà. Allora ragazzi, non l'ho fatto in due schermi perché era veramente semplicissimo come glitch da capire, spero che riusciate a capirlo, che vi entri in testa. E come vedete l'altra persona è sbuggata. A questo punto come state vedendo anche in mappa, in radar, il nostro amico è invisibile ragazzi, quindi andrà come avete visto sopra nelle vostre auto e sarà in grado di guidare. Quindi adesso andiamo alle auto e andiamo a vedere come. Allora ragazzi, alcuni di voi mi dicono che non fa guidare, alcuni di voi mi dicono anche che
sposta le ruote però non fa guidare, oppure che non li fa sedere al posto di guida. Allora, in pratica, quando il vostro amico sta salendo, voi dovrete scendere. Come tocca la portiera, voi dovrete scendere. Però alcune volte questo bug non funziona, perché come vedete il nostro amico rimane seduto esattamente dove stava, e quindi il bug, diciamo, non riesce. Adesso ve lo faccio rivedere. Questo è un consiglio che vi posso dare io, ragazzi, a me esce benissimo fatto in questa maniera. Come vedete, io adesso anche ora non riuscirà, lo sto facendo vedere perché non riesce fatto in questo modo. Il nostro amico è sempre al posto del copilota. Quindi che cosa bisogna fare, ragazzi? Adesso vado a spiegarvi come lo faccio io. Allora, il nostro amico si mette da questa parte, o comunque un po' distante dalla macchina, dal lato del copilota. Io adesso sono salito di qua, però comunque sia, era per capirci. E tiene premuto triangolo, lo deve tenere sempre premuto. Quando sta per pigiare sulla portiera per aprire, noi dobbiamo scendere. Come avete visto, il nostro amico è sceso esattamente dalla parte opposta da dove è salito. Io adesso sono risalito di qui un'altra volta, però comunque vedete, il nostro amico parte da di qua, tiene premuto triangolo da questa parte, come tocca la portiera, ora scendiamo e automaticamente passerà al posto di guida, ragazzi. Almeno a me in questa maniera ha sempre funzionato, sia con questo glitch sia con l'altro glitch, anche se con l'altro non ho assolutamente avuto problemi di questo tipo, non mi è mai successo. Infatti comunque ricaricherò anche l'altro subito dopo questo, perché diciamo è ancora funzionante, quindi ve lo ripropongo. Una volta fatto ciò, ragazzi, dovete curarvi se c'è il teletrasporto, come avete visto. Quando c'è il teletrasporto siete pronti a fare il glitch. Io adesso esco qui dalla base operativa perché, come al solito, mi dimentico sempre di mettere fuori una LGRH8 normale. Anzi, qui c'è una macchina, ma non è la mia LGRH8, quindi divento motorcycle, la rimando in deposito e col meccanico mi chiamo una LGRH8, ragazzi. Un attimino di pazienza e facciamo il tutto. Qui è un problema, ragazzi, va bene, la chiamo da queste che sono in deposito, va bene uguale, tanto comunque sia sempre una LGRH8, e quindi nulla. Questo mi succede perché ho il garage a 6 posti, quello che sta qui vicino, che mi risultava molto, diciamo, molto più semplice per fare il glitch. Sentite rumori di fondo, ragazzi, fate caso alla lavastoviglie, sembra che qualcuno rotta, ma non rotta nessuno. Quindi continuiamo a fare il glitch. Allora, aspettiamo che arrivi l'auto. L'auto è arrivata e adesso vi faccio vedere la targa di quest'auto, ragazzi. Guardate bene la targa di quest'auto, ragazzi, che questa qui in pratica diventerà la targa della nostra LGRH8 della Retro Custom quando usciremo. A questo punto, ragazzi, ritorniamo nelle vicinanze della base operativa, perché comunque mi sono fatto da uno strappo dall'auto. Rientriamo dentro. Quanto romper cazzo sta animazione, ragazzi, non la posso vedere più. Anche perché poi so due animazioni, manco una, c'è quella delle porte e c'è quella della discesa. Guardate quanto è buggato. Con me c'era il mio compagno che mi sta aiutando a fare il glitch. Il mio compagno sembra brutto, la mia ragazza, meglio. E lì si vedeva, invece è qui. A questo punto vi mettete qui e fate la storia del teletrasporto. Premete X e triangolo insieme e vi farà uscire con la vostra auto, che avrà cambiato targa. Adesso ve la faccio vedere meglio appena sono in strada, che qui non si vede un cazzo. Come vedete la targa è cambiata, ragazzi, quindi andiamo a chiamare il nostro centro operativo mobile.
lo chiamiamo e automaticamente ritorniamo nel centro operativo mobile. Allora ragazzi, qualcuno mi dice che il centro operativo mobile può essere anche vuoto, però io ci tengo sempre una LG RH8 e per me va benissimo, quindi vedete voi, insomma, fate come vi pare, però io lo tengo sempre pieno con una LG RH8. Entrate dentro il vostro centro operativo, premete freccia destra, entrate dentro e l'auto sarà già vostra, già un clone duplicato con una targa pulita e bella e pronta da andare a vendere, ragazzi. Allora, la mia raccomandazione per le vendite, l'ho già detto, c'è scritto anche nella guida che ho realizzato, quindi per chi non lo sapesse andasse a vedere la guida, ve la lascerò alla fine del video. E diciamo che tanti dicono che si è aggiornato il limite, non si è aggiornato un cazzo, è sempre stato così, quindi ragazzi io vi raccomando di non vendere tre auto per esempio in due ore, non dovete venderle, e dovete vendere un'auto ogni 61 minuti, no, ogni 60, deve passare un'ora perfetta dalla vendita di un'auto all'altra, quindi se avete tre auto ne vendete una all'ora, una ogni 61 minuti, ragazzi, mi raccomando, e non raggiungete mai la soglia del vostro limite giornaliero. Come vedete ragazzi, l'auto è qui, l'abbiamo duplicata perfettamente, quindi il glitch funziona, che altro dire, è un bug diverso da quello che avevo portato prima io, che si faceva con l'amico dentro il suo Avenger, però anche questo è abbastanza efficace. L'importante è prenderci la mano all'inizio quando dovete premere il tastino, che dovete premere Start X, però funziona benissimo. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti!